come si crea una casa editrice? Che cosa è indispensabile dal punto di vista tecnico? Beh, innanzitutto una gran voglia di lavorare. Poi ci sono alcune piccole, semplicissime cose che devono fare tutte le aziende: iscriversi al registro, aprire i registri IVA, creare uno statuto. Però direi sostanzialmente dotarsi di una struttura mentale che consenta di potersi pensare durevoli nel tempo. E noi pensiamo che non serva solo o non solo trovare dei buoni titoli, ma serva appunto crearsi un intorno organizzativo che consenta di poter trovare l'autore, fargli un contratto e quindi verificare di avere i diritti, stampare il libro, metterlo in magazzino, mandarlo nelle librerie, fare la fattura, incassare e poi rifare altri libri e continuare così. Non è semplicissimo, perché molto spesso si viene presi dall'ansia e dal desiderio di fare editoria, che non è sempre uguale all'essere editori, tant'è che abbiamo un numero di 8.000 case editrici censite, ma di fatto di case editrici vere siamo attorno al migliaio, di quelli che producono almeno un libro al mese. Molto spesso i piccoli editori, che sono piccoli di dimensione ma non come qualità, sono capaci di andare a ricercare delle cose sperimentali che poi alla fine il mercato premia. Sappiamo tutti di cosa stiamo parlando: nel corso dell'ultimo anno alcune cosiddette piccole case editrici hanno venduto milioni e milioni di copie di alcuni libri che le grandi editrici non erano riuscite a scovare. Noi abbiamo circa 420 editori che sono iscritti all'associazione e rappresentiamo più del 90% del fatturato dell'editoria italiana, però noi come tutte le associazioni diamo un supporto di carattere organizzativo, fiscale, e diamo dei consigli, quindi abbiamo delle persone che aiutano gli editori, che siano effettivamente editori, quindi che abbiano questa caratteristica industriale, a fare al meglio il loro lavoro. Per far questo siamo iscritti a delle federazioni europee e mondiali, per questo abbiamo un osservatorio sui contenuti digitali, per far questo organizziamo la presenza alle fiere internazionali. Insomma, cerchiamo di dare una mano, poi ognuno faccia bene il proprio lavoro di editore, quindi vada a scovare i libri buoni. Questo dunque il parere istituzionale, sempre per rimanere comunque nell'alveo di qualche cosa che è prossimo all'ufficialità, affrontiamo questo tema delle case editrici partendo da quella che è la zona di elezione delle case editrici piccole e medie, vale a dire l'area romana. Mentre infatti Milano è nota soprattutto per i colossi del sistema, a Roma ne fioriscono tantissimi, che poi si danno appuntamento a dicembre attorno al Ponte dell'Immacolata proprio per mettersi in mostra e anche, perché no, giustamente per acquisire lettori e soprattutto per vendere. Allora, una carrellata tra tre giovanissime case editrici di Roma, tutte e tre molto particolari, vedrete. La casa editrice si chiama Fuorilinea e noi esistiamo da quasi un anno. Abbiamo adesso pubblicato il nostro primo libro e quindi ecco, la strada è lunga ma molto eccitante. La filosofia che abbiamo adottato è proprio quello di essere generalisti, no? Ma con un taglio ben preciso, perché non si può essere generalisti senza avere una precisa filosofia. La nostra filosofia è quella di recuperare autori, argomenti, tematiche del passato che sono state un po' dimenticate o trascurate, che però continuano ad avere un impatto sul presente. Essendo anche io per metà indonesiano, e quindi sicuramente ci saranno, abbiamo previsto due autori indonesiani molto, molto importanti. Però ecco, la connotazione geografica non è così importante quanto lo è invece le tematiche che questi autori di cui questi autori sono portatori. Come si inizia, no? Chi sei te che fai questo? Allora diventa un problema. Quindi allora a quel punto si adottano delle strategie ben precise, come nel nostro caso quello di aver puntato per adesso sulle librerie per esempio indipendenti, perché chiaramente per quanto riguarda la grande distribuzione rimane una chimera per noi piccolissimi, insomma, anche perché poi i libri si perdono nelle grandi catene, no? Quindi forse è meglio focalizzare su alcune librerie ben precise. I nostri obiettivi sono molti, ma ecco, cerchiamo sempre di avere i piedi per terra, perché poi la passione, se non c'è poi un riscontro preciso. Quanti libri all'anno vorreste fare a regime?
A regime pensiamo di farne 4 o 6, sicuramente così, non meno di 4, al massimo 6 libri all'anno. E la nostra idea, diciamo, è nata da un incontro, perché siamo una cooperativa, e di tutte persone che provengono da ambiti universitari o anche che avevano già lavorato nel campo editoriale. Ci siamo rivolti soprattutto alla tematica della migrazione, del viaggio, appunto, in senso di chi è costretto a spostarsi non per piacere, diciamo, ma soprattutto anche per necessità. Il nostro bacino di utenza, diciamo, essendo una piccola casa editrice, è un po' costretto, diciamo, a una nicchia, perché soprattutto anche non abbiamo i mezzi per poterci rivolgere a un grande pubblico. E diciamo, ci rivolgiamo quindi a un pubblico di lettori che già ha una certa sensibilità verso le tematiche che trattiamo. Quali sono le difficoltà maggiori di aprire un'impresa editoriale, soprattutto quando forzatamente i mezzi all'inizio sono quelli che sono? Molto entusiasmo, molta passione e poco di altro. Sì, esatto, questo è sicuramente il problema più grande all'inizio, è quello economico. Bisogna con poco riuscire a fare tanto, perché poi il lancio iniziale deve essere anche importante, non si può sperare di colpire un pubblico se il prodotto è scadente, quindi per questo servono dei fondi che all'inizio non si hanno, e si fa anche molta fatica a reperire, non ci sono grandi appoggi a oggi. E poi, una volta avviati, lo scoglio della distribuzione è sicuramente quello più grande per le piccole case editrici. Per adesso cerchiamo di ritrovare i contatti diretti con i librai, speriamo che almeno all'inizio la debolezza dal punto di vista della distribuzione possa essere sopperita da un contatto più umano, quindi andiamo fisicamente in giro a cercare di diventare amici dei librai e proponendo i nostri titoli. Alcuni ci accolgono, diciamo, a braccia aperte e sono disposti a darci una mano, la maggior parte sono in situazioni già talmente tanto di crisi che anche volendo non ci possono aiutare, soprattutto quando si tratta delle piccole librerie indipendenti, quelle di catena neanche ci guardano. Noi intendiamo pubblicare romanzi, quindi pubblichiamo libri soltanto di narrativa. Abbiamo iniziato con due collane molto specifiche, appunto per noi molto ben delimitate. Una prima collana che si chiama Attese contiene romanzi e narrativa il cui spunto, il cui detonatore, la cui scintilla è lo sport. Mentre una seconda collana. Sì, che è la collana Bazar. L'intento divulgativo è chiarissimo anche in Bazar, così come un po' la sfida di mercato. E la collana intende proporre al pubblico italiano degli scrittori che si siano cimentati nel raccontare storie di integrazione, di conservazione dell'identità culturale. Quello che noi ci aspettiamo relativamente a 66 and Second, che è più un auspicio che una predizione, è che i nostri lettori, il circolo dei nostri lettori, capisca appieno la forte identità di ciascuna delle collane, di conseguenza della casa editrice, e attraverso un passaparola sentito di chi ci conosce, di chi imparerà ad amarci, a leggere i nostri autori, i nostri romanzi, riusciamo ad occupare un piccolo posto sul mercato. Il mercato offre questa possibilità, si parla, diciamo, di piccole e medie editorie in contrapposizione alla grande editoria, noi speriamo di offrire grande narrativa anche da piccoli quali siamo, e di non deludere i lettori che vorranno seguirci nel tempo.